Il protagonista sarà il calcio e lo faremo parlando sia del calcio in campo che del calcio fuori campo. Allora, andiamo in ordine alfabetico, russo, spagnolo, perfetto. Allora, ho letto da poco questo libro, io seguo questo sociologo, questo professore universitario da molto tempo, è un po' praticamente tra gli esponenti di punta della controinformazione giornalistica e pallonara in Italia, non tanto perché sia lui andare contro, quanto perché la maggioranza dei giornalisti va nella direzione sbagliata e quindi lui si trova da solo in contromano, e quindi questo fa di lui un faro acceso sui tanti troiai che il calcio moderno porta con sé. Uno dei massimi esponenti di fondi di investimento a scapito della stabilità economica delle società di calcio, di assetti societari malfermi, di calcio moderno nel senso degenere del termine, ma è qui in veste di romanziere. Se uno prende il suo libro, Nedo Ludi, sulla copertina c'è scritto il più bel romanzo sul calcio scritto in Italia, che subito alza l'asticella dell'aspettativa. Sicuramente. Io l'ho letto, è un libro meraviglioso, in questa nuova edizione c'è anche il sequel, quindi se uno ha voglia del seguito lo trova subito nello stesso volume. È qua con noi a inaugurare blog Pippo Russo. Buonasera. Buonasera, ora aspetti che accendiamo, diamo un po' di volume. Ci siamo, buonasera a tutti. Buonasera, io mi scuso per la presentazione, ho detto qualche cosa. No, hai detto tutto a posto. Grazie. Ci può stare. Bene, presento anche l'altro ospite, è un giornalista poco convenzionale, anche lui, della Gazzetta dello Sport, e ha scritto un saggio sugli Ultras. È la storia del movimento Ultras, dalla sua nascita fino ai giorni oggi. Giorni d'oggi, è un volume ricchissimo, dettagliatissimo, persino io che mi nutro di certe pubblicazioni ho trovato cose che non sapevo, ma soprattutto è un saggio scritto senza paraocchi. Questa è una piccola medaglia che sicuramente il nostro ospite si deve appuntare sul petto, perché quando non si capisce un fenomeno, diceva un noto sociologo, di solito si tende a etichettarlo, a classificarlo, e così si pensa di averlo capito. Quella degli Ultras invece, come sappiamo bene anche a Pisa, è una galassia magmatica che si tende ad autodeterminarsi. Lui ha cercato invece di ricostruirle con la passione dello studioso, ma soprattutto con la frequentazione delle curve, lo si vede, trasmessa appunto in questo saggio che è la storia degli Ultras italiani, gli ultimi ribelli, Pierluigi Spagnolo. Buonasera, diamo un altro sì. Buonasera, allora. Buonasera, grazie. Buonasera. Buonasera. Prego, accomodate. Il libro non per pubblicità occulta, perché volevo fare una foto poi a beneficio dei social. Siedo? Dopo ce lo facciamo. Allora, al pubblico. I ribelli degli stadi, una storia del movimento Ultras italiano, prefazione di Enrico Brizzi. Innanzitutto grazie per aver cercato di ricostruire un movimento cercando di, come dire, di entrare nel merito senza salire sul pulpito, diciamo, no? È un lavoro che si vede, insomma, c'è della passione, c'è della militanza. Quanto ci hai impiegato? Vabbè, ci ho impiegato, alla fine, pubblicazioni dedicate al mondo del tifo, ho iniziato a leggerle da sempre, diciamo 20 anni fa. Il lavoro nello specifico sarà durato un anno circa. Però sai, quando ti anima la passione di aver frequentato quel mondo e il gusto di raccontare, che poi c'è alla base del nostro mestiere, ti scatta un meccanismo per cui dici, sono anche un po' stanco di sentire quelle generalizzazioni per cui quando sbaglia qualcuno allo stadio vanno puniti tutti, vanno colpiti tutti, sono tutti delinquenti. Cioè, l'abbiamo sentito per 20 anni questo, per 30-40 anni. E allora tenti di unire la passione per un mondo che è quello che ti piace, perché io lo racconto sempre. Quando sono stato portato per la prima volta allo stadio a 8 anni da amici di famiglia, allo stadio della Vittoria di Bari, io sono di Bari, come penso tradisca l'accento, da bimbo a 8 anni non guardi il campo, cioè non è ancora quello che ti cattura, non è la triangolazione, la diagonale difensiva, il gesto atletico, il gesto tecnico. Io a 8 anni, portato nei distinti da amici di famiglia, guardavo la curva che cantava, che sosteneva il Bari, era all'incirca l'86, sono del 77, quindi a 8 anni doveva essere sì l'80, a metà anni 80.
e guardavo quello striscione Ultras col teschio alato, diciamo, che c'è stato a Bari fino a qualche anno fa. Guardavo la gente in piedi che batteva le mani e sosteneva la squadra e immaginavo, diciamo, un po' più grande, diventato autonomo, di vivere il calcio lì. Poi alla fine è stato così, ho iniziato da ragazzino a frequentare la curva. Non me ne pento, perché considero la curva di, diciamo, uno stadio di calcio il luogo più democratico, più interclassista, più trasversale che esista. L'unico luogo dove puoi trovare accanto a te il figlio del notaio e quello che vive di espedienti, e tu al gol abbraccerai entrambi senza porti il problema di chi sia il padre di quello che hai a sinistra, di quello che hai a destra, quanto guadagna, che vita fa, per chi vota. È l'unico luogo veramente trasversale e democratico che esiste. E quindi quella passione per il mondo del tifo, per un mondo anche vituperato dall'opinione pubblica senza che in realtà ce ne sia questo motivo, cioè, ripeto, io continuo a dire che le curve sono lo specchio della società che c'è fuori. Quello che trovi nelle curve trovi fuori dai cancelli dello stadio, né più né meno. Se nella società c'è la violenza, la devianza, il malaffare, ci troveremo quello anche nelle curve, né più né meno. Quindi, diciamo, ho tentato di ricostruire un secolo di tifo legato al calcio e 50 anni di mondo ultras, visto che proprio in questo 68 ricorrono i 50 anni dalla nascita del mondo ultras italiano, che convenzionalmente tendiamo a far iniziare con la Fossa dei Leoni del Milan. E quindi ho detto, perché magari alla vigilia dei 50 anni non tentare di ricostruire, di fare appunto un manuale della storia del tifo italiana. E questo, così è nato i ribelli degli stadi. Posso garantire che ti è riuscito molto bene. Grazie. Allora, tu sei buono. Andato allo stadio per la prima volta negli anni 80, metà anni 80, ed è più o meno quando l'anno di ambientazione di Nedo Ludi. Chi è Nedo Ludi? Protagonista del romanzo di Pippo Russo, è uno stopper dell'Empoli, che fa parte della vecchia categoria degli stopper, quindi una tradizione all'italiana ha espresso il meglio di questi difensori, e quindi molto legato al gioco a uomo. Non se la cava neanche male, perché segna il gol salvezza della sua squadra all'ultima giornata, quando in realtà lì si stravolge durante l'estate l'esistenza con l'avvento di un nuovo allenatore affezionato alla zona, ossessionato da questa parola del progetto, e quindi tende a mettere questo Ludi e a farlo diventare da eroe del Partenio, a metterlo ai margini della squadra ma anche della storia. E da qui parte tutta una metafora, insomma, che non è solamente la ribellione di quest'uomo abbastanza goffa, abbastanza brancaleonesca nei confronti di un metodo di gioco, ma anche proprio rispetto a uno stile di vita, no? Se vogliamo. Sì, intanto buonasera. La storia di Nedo Ludi è una piccola storia calcistica che racconta la grande storia del mutamento del paese avvenuta tra la fine degli anni 80 e l'inizio del 1990. È stata l'epoca dell'ultima epoca del grande splendore economico, culturale italiano, quando pareva che questo paese dovesse decollare, invece proprio lì stava iniziando il declino. Come diceva Cristiano, Nedo Ludi è uno stopper. E allora, per chi conosce il calcio e sente la parola stopper, sa che stiamo parlando di qualcosa di archeologico. Lo stopper oggi non esiste più. Per chi non lo sapesse, era semplicemente quel difensore che aveva come unico compito appiccicarsi sull'attaccante più pericoloso della squadra avversaria e non farlo giocare. La vicenda di Nedo Ludi si sviluppa giusto in quella fase della storia del calcio italiano che in questo paese è stata vissuta come una sorta di guerra di religione. E si tratta di un clima culturale del calcio italiano, che era anche un clima del paese, che quando io provo a spiegare a persone che vengono dall'estero, loro non lo capiscono. Questo è stato l'unico paese che sul conflitto fra il calcio giocato a uomo e il calcio giocato a zona ha vissuto una sorta di guerra di religione, perché è stata anche una sorta di metafora della guerra tra il conservatorismo di questo paese e la parabola di una innovazione che poi non si è mai compiuta. Nel mezzo di questo clima lacerato, che non è una lacerazione soltanto calcistica, si trova Nedo Ludi col suo ruolo da stopper, che, come insegnano nelle scuole calcio, è stato esattamente il primo ruolo che è stato darwinianamente eliminato dall'avvento della zona, perché portatore di un calcio, di un'idea di calcio individualistica, uomo contro uomo, mentre invece la zona è la organizzazione scientifica del lavoro calcistico
all'interno della quale ogni individuo è semplicemente un meccanismo dell'ingranaggio. E fra l'altro questa cosa capita in una fase cruciale della carriera di Nedo Ludi, cioè quell'età di 28 anni in cui è troppo presto per smettere, ma è anche troppo tardi per imparare il mestiere. Ora, non sto a raccontarvi tutta la storia di Nedo perché è molto complessa, però va sottolineato quale sia il segreto che si cela dietro il nome. Perché Nedo Ludi? Perché questo nome e questo cognome? Il motivo è molto semplice. Nedo Ludi non sa quale sia il segreto del suo nome, glielo spiega uno sciroccato empolese, un intellettuale a tempo perso, un laureando a vita che non farà mai la tesi di laurea, gli spiega che Nedo Ludi è esattamente l'italianizzazione di Ned Ludd, scritto Ludd, ovvero il mitico operaio tessile che nell'Inghilterra della rivoluzione industriale di fine Settecento si scagliò, racconta la leggenda, contro i telai, cioè contro le macchine tessili, perché le macchine tessili erano quei marchingegni che ammazzavano il lavoro umano e alla lunga avrebbero eliminato la figura dell'operaio. E questo sciroccato spiega a Nedo Ludi che lui da stopper è il Ned Ludd di fine anni 80, primi anni 90, perché il mondo del calcio è l'ultimo campo della razionalizzazione capitalistica e dunque della macchinizzazione di un fenomeno culturale di grandissimo radicamento non soltanto in questo paese ma a livello mondiale, e che lui non può fare altro che organizzare una ribellione luddista, la congiura degli stopper contro la zona. Ovviamente tutto questo avviene all'interno di una storia del paese molto complessa sulla quale poi torneremo. Certo, allora sì, anche perché essendo un romanzo poi c'è un intreccio anche del protagonista, non solo come calciatore ma anche proprio come uomo, come padre, come compagno, quindi scritto veramente con mano felicissima, devo dirlo, sono fresco di letture, quindi sono ancora molto galvanizzato. Allora, Pippo Russo diceva appunto che con la zona c'è la spersonalizzazione, no, del calciatore, si va a far parte di un meccanismo difensivo e quindi le diagonali, si diventa un ingranaggio. Il tifoso dal periodo d'oro degli ultras, anni 70, 80, gli anni di oggi, è diventato, nel tuo saggio c'è spazio anche per la nostalgia, che non è una nostalgia fine a se stessa, c'è lo spazio per Romeo Conetani, per Rozzi, per quel calcio che non c'è più, ma soprattutto non c'è più, non è più valorizzato quel tipo di tifoso, perché negli anni 70-80 il tifoso, possiamo dirlo, si sentiva parte di un tutto, si sentiva quasi coccolato, si sentiva importante se non fondamentale, mentre nel calcio di oggi sappiamo benissimo il tifoso, nemmeno in modo poi troppo velato, è diventato un tifoso cliente. E quindi c'è stato un cambiamento proprio forse anche negli stessi anni di cui parla Pippo, di questo ruolo del tifoso. Sì, io faccio spesso un esempio, tra l'altro a volte diventa cliente, a volte diventa anche sagoma, perché a Trieste, per ovviare agli stadi vuoti quando hanno costruito il nuovo stadio, qualcuno aveva pensato di realizzare un telone con le sagome colorate dei tifosi a riprodurre tifosi che non c'erano, quindi per dire, sempre creando quell'idea che il colpo d'occhio televisivo deve dare l'idea che lo stadio sia pieno, però in realtà si può sostituire il tifoso anche con un telone di PVC che riproduce le sagome che gesticolano in maniera legata all'evento, festosa, esatto. E un'altra cosa che un'altra riflessione che mi viene in mente adesso alla luce di quello che stava dicendo Cristiano è una certa tipologia di spot televisivi delle TV a pagamento che propongono il calcio televisivo, che molto spesso, anziché riproduce, cioè per venderti il pacchetto che ti porterà a guardare la Champions, la Serie A, la Serie B a casa sul divano, non cercano di convincerti mostrandoti la tua situazione di te con gli amici sul divano, ma intrecciano immagini di emozioni da campo, gol, abbracci, gestualità degli allenatori con immagini delle curve, il muro giallo del Borussia Dortmund mescolato con Allegri che si sbraccia in panchina, poi l'esultanza dopo un gol del Napoli e la curva della Juve.
Quindi sostanzialmente ti vendono un prodotto emozionandoti, facendoti vedere le emozioni da stadio, però in realtà ti vendono un prodotto che ti porterà a stare sul divano e a guardare la partita, probabilmente da solo o con un numero ristrettissimo di amici, perché probabilmente anche i guru della comunicazione, dei colossi che vendono il calcio a pagamento, si rendono conto che l'emozione del calcio dal vivo è così forte che anche se stai vendendo il prodotto da divano devi emozionare il cliente proponendogli le bandiere, i tamburi, la folla, l'abbraccio dei tifosi dopo un gol. Oggi abbiamo un tifoso che è cliente, un tifoso di cui il sistema calcio ha necessità e ha bisogno, perché giocare davanti a uno stadio vuoto è di una tristezza imbarazzante per tutti, anche per i protagonisti in campo. Però un tifoso che sostanzialmente non è più necessario, che si tende sempre a spingere verso appunto la soluzione più comoda, quella di guardare il calcio da casa, certo. Anche con una serie di normative che sono così farraginose, così a volte fuori dalla logica, che ti spingono a non frequentare più gli stadi, perché l'acquisto di un biglietto oggi, tra il biglietto nominativo, la tessera del tifoso, il prefiltraggio, i tornelli, gli stadi sempre che cadono a pezzi, sempre trasferte più vecchi, che puoi fare trasferte, esatto, dove devi stare comunque a consultare un manuale di istruzioni per capire se tu, barese che vive a Milano, puoi andare a guardare la partita del Bari quando gioca a Como o quando gioca a Varese, come è successo qualche anno fa, o quando gioca a Cremona, cioè sono tutte cose che poi a lungo andare ovviamente ti spingono a non frequentare più gli stadi, e una parte diciamo dei frequentatori abituali dei nostri stadi ovviamente oggi si sono accomodati davanti al divano e hanno abbandonato quel luogo trasversale dove appunto l'Italia ha anche vissuto dei cambiamenti forti, quel luogo che ha preso in prestito anche la gestualità, la ritualità, i nomi della politica radicale degli anni 70 portandoli all'interno degli stadi. Cioè, gli ultras non sono nati per caso nel 68, sono nati in quel contesto ed era naturale che nascessero in quel contesto e che esplodessero negli anni 70, prendendo in prestito dalla politica anche tutta una serie di ritualità, di nomi, l'aggressività e l'atteggiamento e l'attitudine al conflitto che aveva la partecipazione politica di quegli anni. Si è arrivati dopo 50 anni ad avere stadi sempre più vuoti, ormai la possibilità che uno stadio sia pieno più del 50% della capienza complessiva è veramente molto episodica in Italia, non si riempie più il San Paolo di Napoli, non si riempie più l'Olimpico di Roma, si riempie San Siro ancora, ma sono veramente difficili da ritrovare. Esatto, poi sì, esatto. Gli stadi di B sono desolatamente vuoti, il calcio va verso questa dimensione, ecco perché si costruiscono stadi sempre più piccoli, perché nemmeno la squadra con più tifosi d'Italia avrebbe la necessità di giocare più in uno stadio da 80.000 spettatori, come succede alla Juve, che non a caso è stata la prima a sperimentare uno stadio che potrebbe, 20 anni fa, 30 anni fa sarebbe stato uno stadio di provincia, cioè, uno stadio da 40.000 posti. Anzi, la portavano a giocare anche in giro proprio. Esatto, sì, appunto, infatti. Fosse... Pippo, il protagonista del tuo libro, oltre a questa vicenda calcistica con appunto questo retaggio storico, sociologico, questo aggancio diciamo dell'anagrafe tra appunto Ned Ladd e Nedo Ludi, poi in realtà parlo della parte proprio romanzesca, nuda e cruda, è su un otto volante emotivo, cioè il tuo romanzo non risparmia poi, cioè veramente un'altalena e un intreccio di personaggi che fanno a un certo punto anche con grande intensità dimenticare un po' la vicenda, perché nel sequel, in Nedo Ludi, il ritorno, lui ovviamente lo troviamo una quindicina d'anni dopo, dove ha abbandonato il calcio. Io ho visto un personaggio pieno di solitudine e con tantissimo tempo libero, che aveva così tanto tempo libero questo protagonista, che io, che mi stavo prendendo del tempo libero per leggere il libro, mi sentivo un colpa, perché di solito io ne ho poco. Io sono un po' curioso dei tempi, perché insomma è un'opera, voglio dire, molto, molto impegnativa. Quanto ci hai messo e quando hai deciso di dare un seguito al primo Nedo Ludi, che è stato un libro cult, diciamo? Dunque, il primo Nedo Ludi, nonostante la mole, lo scrissi in 8 mesi. Il secondo mi ha richiesto un po' più di tempo, circa un anno, 14 mesi, una cosa del genere. Fra l'altro, devo sottolineare che quando io scrissi il primo non avrei mai immaginato di dover scrivere un sequel. Anzi, a chi me lo chiedeva subito rispondevo quasi piccato che non avevo più nulla da scrivere. Avevo già detto tutto. In realtà
chi ha letto il primo e sa che c'è un finale, un epilogo che non può essere svelato perché si fa spoiler, molte cose erano rimaste da dire. Però a convincermi a scrivere il sequel sono stati i lettori. Questa è una cosa molto bella, della quale davvero mi posso vantare e lo faccio sempre. Sono stati i lettori a spingermi, a convincermi a scrivere il sequel, perché sentivano Nedo come uno di loro, sentivano che quella storia doveva continuare, e quando io finalmente ho deciso che effettivamente potevo accontentare i lettori, ho cominciato a scrivere e ho visto che da scrivere ce n'era ancora tanto. E questo, quando racconto questa storia, qualcuno mi dice: ma allora dobbiamo aspettarci un Nedo 3? Io a questo punto dico mai dire mai, perché avevo negato recisamente di scrivere un Nedo 2 e poi l'ho scritto. Però se devo essere sincero non vedo i margini. Ecco. Bene, allora, invece Pierluigi, qui tu hai accennato un po' alla schizofrenia normativa che a un certo punto è complice anche dei fatti di ordine pubblico molto gravi sui quali si è innescata un'emergenza che poi, come sempre avviene in Italia, è diventata definitiva anziché essere provvisoria, e quindi questo ha scoraggiato l'utente medio, cioè il padre che decide quelle due o tre volte l'anno di portare il figlio allo stadio, che si trova davanti la domenica il botteghino chiuso, a parte i prezzi che in certi stadi sono esorbitanti, impianti non, e poi trovo una difficoltà, un dedalo per riuscire a capire se tu puoi andare e poi non andare. Quindi ti faccio una domanda che qui poi a Pisa ha ragione di essere, perché è una tifoseria molto insomma, che ha pagato sempre pegno e che ha fatto anche da capofila, spesso ha fatto anche, se vogliamo usare questa parola, scuola anche in momenti delicati della propria esistenza. Non hai avuto l'impressione a un certo punto che, avendo tentato di asfaltare, di desertificare questo movimento che conquistò i giovani degli anni 60 e 70, perché conquistò quel modo di vivere la partita per l'aggregazione, per l'effervescenza, per l'estetica anche che aveva il suo richiamo, non è stato un tentativo tipico italiano poi di buttare via il pannolino sporco e caccoso con tutto il bambino appiccicato dietro? Beh sì, appunto, alla fine per colpire quelli che magari si erano resi protagonisti di episodi disdicevoli, come al solito in Italia si tende a generalizzare e a punire tutti, che però è un meccanismo un po' da ben pensante che scatta solo nei confronti delle curve. Perché io faccio sempre questo esempio: se in una scuola c'è un bullo, a nessuno verrà mai in mente di punire l'intera classe. Chiunque penserebbe di punire il bullo e di non sospendere le lezioni nella classe in cui il bullo ha infastidito la maestra o ha infastidito i compagni di classe. In Italia invece, se 12 tifosi della Lazio attaccano degli adesivi disdicevoli ad una vetrata, a qualcuno magari viene in mente di chiudere la curva a tutti. Certo. Che è un atteggiamento che, ripeto, scatta soltanto nei confronti del tifo. Sì. Perché ovunque la responsabilità è personale, e quindi una volta individuato il responsabile di un gesto disdicevole va punito il protagonista del gesto, non la stragrande maggioranza delle altre persone, che non è detto che abbiano neanche emotivamente partecipato a quel gesto. Se uno guida in stato di ebbrezza, si toglie la patente a chi guida ubriaco, non si sospende la circolazione in tutta la strada o a tutta la cittadinanza, diciamo, di cui fa parte quel soggetto. Nei confronti dei tifosi scatta questa logica della generalizzazione, che è un po' probabilmente servita al sistema per, diciamo, come posso dire, narcotizzare, normalizzare, spuntare. Esatto, una parte abbastanza, diciamo, magmatica e piena di irruenza come quella delle curve, che però, come dicevamo prima, è una parte di aggregazione trasversale che esiste da 50 anni, che comunque ha anche dei meriti. Io faccio sempre un esempio: in ogni città in cui mi capita di parlare dei ribelli degli stadi, dico a tutti: ricordatevi cos'era la vostra città nel 74, nel 77. Probabilmente i luoghi di aggregazione dei vostri genitori non sono più quelli che frequentate oggi. I partiti politici saranno cambiati tutti, indubbiamente, quello in tutta Italia. Non c'è più un partito in quegli anni che oggi abbia la stessa definizione, lo stesso simbolo, eccetera. Non esistono più i luoghi di aggregazione culturali, le associazioni, le parrocchie, tutto quello che negli anni 70 era appunto l'aggregazione delle città, oggi è completamente diverso. L'unica cosa che a Pisa, a Bologna, a Parma, in qualunque città italiana, è immutata dal 72, 74, 79, è la curva, quella capacità della curva di aggregare decine di migliaia di persone nel corso degli anni
e probabilmente anche il gruppo principale della curva, che in alcuni casi è lo stesso dagli anni 70. Certo. Quindi alla fine, se nell'epoca in cui tutte le sottoculture giovanili, ma dai paninari ai punk, ai mods, ai rockers, a tutto quello che abbiamo conosciuto negli anni 70, sono crollate nel giro di qualche anno, e invece l'aggregazione legata al tifo calcistico è riuscita a superare i decenni così anche turbolenti come gli anni 70, 80 e 90, ad arrivare fino a noi, con chiaramente dei cambiamenti, sono social anche i gruppi ultras oggi, però ripeto, comunque ci sono ancora e c'erano nel 72, cioè i Boys dell'Inter hanno realizzato quello striscione nel 1969 e uno va allo stadio San Siro, lo trova ancora oggi. Ditemi a Milano cosa c'è del 69 che possa ancora essere rintracciato nelle strade della città, ripeto, per quanto riguarda l'aggregazione giovanile. Ripeto, in Italia poi si tende sempre a, come dicevi prima, a buttare il bambino con l'acqua sporca. Probabilmente perché è più facile gestire un luogo di aggregazione comunque forte come quello della curva quando la si svuota di contenuti. Diventa una non gestione. Sì, appunto, esatto. Uno Stato che non sa garantire l'ordine pubblico preferisce chiudere uno stadio o vietare una trasferta. È ovvio che in uno stadio con poca gente la probabilità che si verifichino degli incidenti è più bassa, è come immaginare una strada in cui passano pochissime auto in una giornata. Gli incidenti stradali saranno indubbiamente minori rispetto a un'autostrada. Garantire l'ordine pubblico in uno stadio da 60.000 persone è per uno Stato probabilmente non sempre efficiente, più difficile, e allora si tende a scoraggiare l'acquisto di biglietti, a spingere la gente a non frequentare più gli stadi, e anche spingendoli verso appunto il calcio televisivo, riuscendo ad avere a raggiungere un risultato che allo Stato fa comodo, come probabilmente molti sostengono negli anni 70 faceva comodo che l'irruenza dei giovani italiani venisse canalizzata all'interno degli stadi in un luogo preciso, stabilito. Poi all'epoca si giocava la domenica alle 3, non in tutti i giorni della settimana, quindi uno sapeva che il ragazzo di periferia, di Roma, di Milano, che magari flirtava con l'estrema sinistra o l'estrema destra, anziché sfogare quell'irruenza giovanile nella politica di piazza e magari nella politica estrema, magari la sfogava allo stadio con il tifo radicale. E allo Stato italiano probabilmente in quegli anni ha fatto anche, tra molte virgolette, ma ha fatto quasi comodo che, ripeto, l'italiano medio si sfogasse la domenica allo stadio in quelle due ore in cui dava sfogo alla propria aggressività anche verbale, piuttosto che magari avvicinarsi a movimenti politici radicali che potevano portarlo da tutt'altra parte. Certo. Pippo, io seguo le tue pallonate, insomma il tuo stile da tanto tempo. Pippo così ce ne ha per tutti. Vi invito a seguirlo sui social, nelle sue pubblicazioni, nelle sue opere, perché è divertente, arguto, ha una penna intinta nel curaro, ce n'è per i giornalisti sportivi, per anche il loro gigioneggiare ultimamente, il loro essere così autoreferenziale, aver creato insomma forse uno stile un po' discutibile in alcuni casi, ma soprattutto Pippo poi si occupa anche di calcio moderno. Nedo Ludi, attraverso quelle righe c'è un atto d'accusa abbastanza esplicito nei confronti del sacchismo, ma soprattutto di tutti quei profeti che appunto all'inizio degli anni 90, come dici tu nel romanzo, si vendettero la fama prima di averla avuta la fama, cioè di tutti quei calciatori, di tutti quegli allenatori che, pur non avendo avuto un passato da calciatori, che questa era un po' una caratteristica poi degli allenatori sbocciati in quel periodo, insomma qualche siluro lo affidi anche a questo romanzo, insomma. Anche qui io cerco di capire quanto Pippo Russo c'è in Nedo Ludi e nelle cose che racconti, insomma, ce n'è un bel po'. Direi parecchio. No, Nedo Ludi si trova schiacciato all'interno di una grande menzogna, ma soprattutto si trova schiacciato all'interno di un periodo storico in cui l'Italia sta perdendo il rispetto. E faccio un esempio che ha a che fare col mondo del calcio e con la vicenda vissuta da Nedo Ludi, e che poi mi è stato descritto come un esempio che coglieva benissimo quello che stava effettivamente accadendo nel calcio di allora. Me lo ha detto Paolo Stringara, livornese, che è stato anche calciatore dell'Inter e del Bologna, e che visse proprio in quella fase in cui giocava Nedo Ludi il passaggio da uomo a zona. Ebbene, immagino che l'Empoli, la squadra nella quale gioca Nedo, faccia una mossa che era molto in voga all'epoca,
prendere un allenatore dalle categorie inferiori e portarlo in Serie A. In fondo se l'aveva fatto il Milan con Sacchi, certo, e aveva pure vinto lo scudetto, perché non poteva farlo il piccolo Empoli? E allora succede che questo allenatore, che immagino venga dalla Serie C, dalla Sanremese, non si limiti a venire lui, porti con sé anche un giovane difensore di 22 anni dalla Sanremese, che giunto all'età di 22 anni ha giocato soltanto in Serie C. Questo giovane difensore viene collocato all'interno di un gruppo di difensori dell'Empoli che sono tutti più grandi di lui anagraficamente, hanno tutti tra i 25 e i 30 anni e hanno tutti quanti un numero di partite in Serie A e Serie B superiore a lui, che non ne ha giocato neanche una, mentre quei difensori ne hanno fra le 200 e le 300 a testa. Ebbene, in quel contesto l'esperto è il giovane ragazzo di 22 anni. Cioè, quello fu un passaggio assolutamente rivoluzionario dal punto di vista di quelle che erano le gerarchie all'interno di uno spogliatoio, ed ebbe un impatto devastante sul modo in cui si costruiva lo spogliatoio stesso, si costruiva un senso del rispetto nei confronti dell'esperienza. Ebbene, quando io raccontai questa cosa a Paolo Stringara, lui mi disse: ma tu sai che io sta cosa l'ho vissuta e soltanto ora che me ne parli tu mi fai capire l'enormità. Perché successe esattamente la stessa cosa a Bologna, quando il Bologna si trovava in Serie B e il presidente decise di ingaggiare un allenatore che veniva dalla C2, dall'Ospitaletto, e si chiamava Gigi Maifredi. Gigi Maifredi portò con sé un giovane difensore centrale che si chiamava Marco De Marchi, aveva 22 anni, e questo ragazzino sbarbatello in mezzo a difensori di grandissima esperienza come Ottoni, lo stopperaccio di 30 anni, era colui che doveva insegnare il mestiere agli esperti. E questa fu una cosa tipica di quel periodo e fu una cosa assolutamente devastante. Però aggiungo un'altra cosa. Quello era un paese che stava perdendo il rispetto perché stava vivendo un'ossessione dell'innovazione. E io questo lo descrivo in un momento molto preciso del primo Nedoludi, in quella domenica di metà novembre in cui c'è la pausa del campionato perché la nazionale gioca due amichevoli, prima contro l'Algeria e poi contro l'Inghilterra. Perché fra l'altro il nostro paese si prepara a ospitare i mondiali degli anni 90, d'Italia 90, quelli che dovevano essere la grande expo della potenza economica mondiale italiana, invece perdendo calcisticamente quei mondiali comincia il declino di questo paese. Ebbene, in quella domenica di sosta, in cui fra l'altro Nedo è infortunato e sta vivendo questo suo momento di passaggio di carriera in cui viene messo da parte perché qualcuno gli ha detto: tu non sei più adatto, succede che il babbo, un vecchio operaio comunista, vecchia maniera, che trascorre le domeniche in casa del popolo, torna a casa dopo aver saltato la cena, e già questo fa un po' insospettire la mamma, accende la TV per veder passare il TG di mezzasera, e al TG di mezzasera passa la notizia che il segretario nazionale del PC, durante una riunione alla Bolognina, ha detto che forse è il caso di cambiare il nome a questo partito, specie dopo che pochi giorni prima è caduto il muro di Berlino, allora bisogna cogliere il treno del cambiamento. E Nedo vive questo contrasto interiore fortissimo, perché vorrebbe dire al padre che loro due stanno vivendo lo stesso dramma, cioè fino a un attimo prima andava tutto bene, ora erano nel giusto, ora arriva qualcuno e dice loro: no, non va più bene, come siete stati fin qui non va più bene, o cambiate o ve ne andate fuori. E lui questa cosa al babbo non riesce a comunicarla, proprio perché il babbo è un operaio comunista vecchia maniera, continua a pensare che il figlio, nonostante il fatto che giochi in Serie A e sia un professionista del calcio, faccia un mestiere da scavezzacollo, faccia un mestiere che è la spoliticizzazione del popolo, e quindi non riesce neanche a comunicare al padre che si è visto messo fuori dalla storia per delle colpe che non aveva, non riesce neanche a comunicare al padre che stanno vivendo lo stesso dramma. E quello è la massima rappresentazione di un paese che stava perdendo il rispetto. Non c'è dubbio. Allora,
Pierluigi, nei ribelli degli stadi c'è il passato degli ultras, c'è il presente. Ti chiedo la domanda un po' marzulliana, mi rendo conto che futuro tu, insomma, hai avuto, vedo che ti spendi, vai a presentarlo anche proprio con molti club di tifosi. Che futuro prossimo c'è per gli ultras? Abbiamo parlato della degenerazione televisiva, della televisione, insomma, fa da madre madrona, se non da padre padrona, dando, come dice Massimo Fini, overdose di calcio che ammazzerebbero anche sì. Un toro. Si parte già il 4 d'agosto con l'amichevole, esatto. Inter, Real Madrid, Juve, esatto. Liverpool, che già è subito, non ha finito il campionato, che già c'è questa cosa. Che futuro vedi, e qual è il polso girando l'Italia? Sì, due giorni fa proprio a Carpi, infatti, dicevo, un tempo da bambino uno sognava, guardando, leggendo i giornali sportivi, con gli acquisti degli attaccanti, diceva, ah, il Bari ha preso Monelli e Scarafoni, Bergossi e Bivi, i primi attaccanti di quando ero bimbo, e vincevi la prima partita, la prima amichevole estiva con la rappresentativa scappati di casa, 15-0, con 5 gol del nuovo attaccante, tu dicevi, cavolo, quest'anno questo ci trascinerà in Serie A. Oggi, vabbè, non dico il Bari che è una squadra di Serie B, però le grandi partono direttamente sì, con sì. Un quadrangolare, Chelsea, Manchester United, Real Madrid negli Stati Uniti, quindi è vero, il calcio è cambiato anche in quello, non c'è neanche più il gusto di partire con un minimo di criterio, di gradualità. Come cambiano gli ultras? Anche gli ultras cambiano e sono cambiati anche dal 2009 in poi, quando è entrata in vigore la tessera del tifoso, che con quest'estate c'è stata una forte retromarcia, e oggi è difficile che ci sia una trasferta vietata o che sia, diciamo, esclusiva per i possessori di tessera. Sono rimaste un numero di partite molto limitate, hanno certo. Ripreso a viaggiare tifoserie che hanno contestato la tessera per anni e che quindi adesso hanno ripreso ad andare in trasferta, come gli atalantini o i tifosi della Samp per appunto, i tifosi appunto del Pisa, non volevo essere ruffiano per la tifoseria di casa, quindi hanno ripreso a viaggiare tifoserie che per contrastare la tessera non avevano smesso di andare in trasferta. È difficile dire come cambierà. Io nel libro ho volutamente ritagliato uno spazio per il calcio popolare, che è un fenomeno che comunque, diciamo, secondo me va seguito con un certo interesse, che è quella attitudine, quella, come posso dire, quel sempre più frequente ricorso all'andare a seguire partite di seconda e terza categoria, che molti tifosi di squadre importanti fanno, per ritrovare su quei campetti di periferia lo spirito vero del calcio, lo spirito vero dell'essere tifosi. Cioè, avrai notato che io da 3 o 4 anni esatto. A seguire le partite di Serie A, esatto. Ma stesso motivo. Proprio perché lì poi in realtà puoi tornare a fare l'ultras nella maniera più genuina, cioè fare il tifo, stare in piedi, non rischiare di prenderti una denuncia perché hai cambiato posto, come sta succedendo adesso negli stadi, perché adesso la novità di quest'anno è che a Torino o all'Olimpico di Roma, anzi succede da più di un anno, ti arriva una denuncia e dopo 2 denunce, dopo 3 denunce credo, ti arriva il DASPO. Se, anche una multa di 160 esatto, tra l'altro una multa che, insomma, anche dal punto di vista economico non è certo una multa, diciamo, di poco conto. Se tu cambi posto in curva, che se vogliamo tutto può essere, diciamo, visto sì, no, vabbè, ma se tu prendi quel posto devi restare in quel posto, però sappiamo tutti che la curva non è un teatro, può piacere o non piacere, ma è un posto che ha un suo fascino proprio perché è com'è da 50 anni. Allora, pensare che io non possa scoprire che ci sono dei miei amici 4 file più giù e non possa decidere di spostarmi per vedere la partita con loro in piedi lì, e possa questo comportare una multa che magari oltre al costo economico potrà comportarmi una diffida, è un'assurdità che, diciamo, molte tifoserie stanno sperimentando. E invece nei campionati minori, dal punto di vista del prestigio e dell'importanza, non dal punto di vista, diciamo, dell'etico, diciamo, del fascino, uno può tornare a fare il tifoso nella maniera più pura, nel senso sentirsi veramente il 12° uomo in campo, dire noi ci siamo, sosteniamo la squadra e probabilmente se vinciamo questa partita sarà stato anche grazie al nostro sostegno. Se non ci fossimo stati in quella partita probabilmente la squadra avrebbe faticato di più. È una cosa che ti rimane, cioè come in Febbre 90, pensare che tu puoi aver avuto un ruolo in quella partita è quello che ti emoziona, che ti spinge a esserci sempre. Nei campi minori, nella seconda categoria, in tutte quelle piccole realtà che sono nate dal centro storico Le Boschi, al Quarto Grad, all'Ideale Bari, ma a Milano c'è gente che segue il Velasca, che è una squadra del campionato CSI
e ci sono dei ragazzi che hanno smesso di seguire il Milan e l'Inter e seguono questa squadra che gioca a livello come giocheremmo noi, cioè, come i più bravi tra di noi, cioè diciamo qualcuno che sa mettere un po', cioè sa toccare la palla minimamente, guardano quelle partite perché lì c'è il gusto di stare insieme, di bere la birra, di non prenderti una diffida perché accendi un fumogeno dopo un gol, esatto, fare il tifo come ti fa, lanciare dei coriandoli senza prenderti una denuncia perché hai lanciato dei coriandoli. E quindi diciamo anche accendere una torcia quando invece dal momento in cui le proibirono lo spot della nazionale, la sigla delle partite della nazionale faceva vedere una esatto, fiaccolata della una cosa che in realtà sarebbe vietata però appunto e quello stesso, torniamo al discorso di prima, cioè esatto, emozionano cioè, i gesti e i rituali da stadio però allo stesso tempo li si combatte, li si contrasta, li si cerca di eliminarli, quindi ripeto lì si respira un'aria diversa, noi non dico che le curve si devono svuotare per andare a seguire i campionati minori, certo, però anche il mondo del tifo ovviamente deve avere la capacità di adeguarsi alle novità e sta cambiando, è cambiato anche dal punto di vista stilistico, adottando quella che molti definiscono lo stile casual nell'abbigliamento. Oggi è difficile vedere tifosi in trasferta che siano molto colorati, si tende ad andare allo stadio come si va al pub, certo, come fanno i tifosi inglesi, diciamo che non sempre indossano la maglia della propria squadra, ma vanno allo stadio esattamente come vanno al pub con la fidanzata e gli amici, cioè vestendosi in maniera casuale, cioè così come vai al lavoro la mattina del lunedì, e quindi appunto adottando anche stilisticamente delle nuove forme di, diciamo, di presenza negli stadi. Ripeto, è difficile prevedere cosa potrà succedere, perché poi c'è sempre in agguato qualche brutta pagina, potrebbe sempre succedere che qualche partita ci riservi, diciamo, un episodio brutto che potrebbe poi cambiare ancora di più la normativa dello Stato diciamo, e le forme di repressione che lo Stato attua nei confronti delle tifoserie, quindi diciamo difficile davvero prevedere. Ripeto, torno a ribadire che nei campi minori e soprattutto dove girano pochi soldi, perché purtroppo le curve alla fine diventano anche un affare, e quando scopriamo che la malavita si intrufola nelle curve è essenzialmente forse per quello, perché alla fine il calcio è un luogo dove fare soldi, esattamente come i grandi appalti, come l'industria del divertimento, come l'industria della ristorazione, diciamo, una mente criminale che voglia e riesca ad intrufolarsi in una curva gestendo merchandising, biglietti, trasferte e tutto, diciamo, incassi del bar, riesce a far diventare davvero lucrosa quell'attività. Ecco perché le curve delle grandi squadre sono nel mirino della criminalità organizzata. Poi ci sono curve più deboli che, diciamo, permettono alla criminalità di entrare, curve più forti che più le respingono, però ripeto, se poi scopriamo che nelle curve c'è la malavita è per quello, ma la malavita c'è nelle istituzioni, c'è nei grandi appalti, c'è stupirsi che nella curva del Napoli ci possa essere gente legata ai clan, quando in provincia di Napoli non so quanti siano i comuni commissariati e sciolti per infiltrazioni mafiose, a volte sembra veramente un perbenismo fine a se stesso. Certo. Pippo, chiudo con te. Io a volte privatamente, magari più perché continuo a stupirmi, magari ti segnalo qualche cosa, ti dico, ah, ma guarda, mai visto, ma che ne pensi, che ne dici? Tu mi rispondi sempre, ovviamente con l'aria di chi ne ha viste più di me, di chi se ne occupa più di me, con un disincanto che a volte, cioè come se tu ti aspettassi veramente a volte il peggio, come se al marcio, almeno nel calcio, non ci fosse mai fine. Quindi tu che invece hai, voglio dire, la situazione sotto controllo e vedi tante e analizzi, fustichi tante degenerazioni di questo calcio moderno, cioè dove sta andando questo enorme baraccone globalizzato, qual è il rischio principale? Cosa ci dobbiamo aspettare ancora, insomma, perché tifoso medio a capire che quella società sta facendo dei giochi sporchi, quando poi non lo vive sulla propria pelle, proprio qui a Pisa lo sanno bene, insomma, anche l'uomo medio, il tifoso medio, il sentore ce l'ha. Tu però, voglio dire, il sociologo è quello che per definizione analizza fenomeni di costumi, in questo caso applicati poi al calcio, a questo sport, questa galassia così popolare, cosa ci dobbiamo aspettare ancora? Società gestite da fondi di investimento? Io dico che dobbiamo aspettarci, dobbiamo quasi auspicare l'esplosione della bolla finanziaria, che farà morti e feriti. I morti e i feriti non saranno i tifosi, saranno coloro che ci hanno speculato sopra, ma non vedo altro destino.
penso che quello che è successo la scorsa estate con il trasferimento di un solo calciatore che ha richiesto il versamento di 222 milioni di euro e un ammontare complessivo fra ingaggi, commissioni che sfiora i 500 milioni di euro, e stiamo parlando del trasferimento di Neymar al Paris Saint-Germain, ci ha fatto capire come tutto quanto ormai sia andato fuori controllo. Il calcio è diventato un gigantesco incubatore finanziario nel quale dei denari di dubbia provenienza vengono iniettati per essere ripuliti, essere fatti fruttare ed essere riportati fuori dal mondo del calcio. Soprattutto è diventato un fenomeno ampiamente diseguale. Abbiamo un livello straordinariamente gigantistico nelle massime categorie dei principali paesi europei e poi abbiamo nelle categorie dalla Serie B in giù società che falliscono a campionato in corso, costringendo quel girone a continuare a disputare, a prevedere un calendario con una squadra in meno. Abbiamo il girone B della Serie C che ha già visto scomparire una società, il Modena, e un'altra come il Vicenza fallire in corso d'opera, si è vista garantire l'esercizio provvisorio, ma credo che non sia ancora tramontato il rischio di veder sparire in corso d'opera anche questa squadra. Ciò significa che il calcio ormai è un fenomeno ampiamente diseguale, che probabilmente per come è strutturato non può più neanche permettersi le categorie inferiori, o quantomeno non può permettersi delle categorie inferiori che scimmiottano quel livello professionistico del calcio dei grandi. Un'ultima cosa, sono molto d'accordo con quello che ha detto Pierluigi a proposito della spinta a spopolare gli stadi. Ogni anno l'UEFA pubblica un rapporto che è il rapporto del benchmark, cioè il confronto economico fra le principali leghe europee. Vengono analizzati tutti gli indicatori di competitività delle singole leghe. Ebbene, da 3 anni la Serie A risulta con un indicatore preoccupante dal punto di vista di quello che è il ruolo dei tifosi nel grande spettacolo del calcio. Risulta infatti che nella struttura delle entrate economiche della Serie A, nelle strutture di media, i club di Serie A incassano in media dal botteghino soltanto l'11% dei loro introiti. Ovviamente in quell'11%, quell'11% è un valore di media, certo. ci stanno gli stadi quasi sempre pieni come San Siro, ma gli stadi sono sorprendentemente semivuoti come l'Olimpico, il San Paolo, o stadi che sono assolutamente virtuali come Udine, dove hanno dovuto colorare i seggiolini per far sembrare che ci sia qualcuno. Allora, cosa ci dice questo 11%? Ci dice che le società di Serie A italiane, con un minimo sforzo, potrebbero benissimo fare a meno del pubblico allo stadio. Perché a quel punto è soltanto un costo. Potrebbe diventare benissimo spettacolo esclusivamente televisivo, o con le scenografie dei finti tifosi, o con addirittura le partite sceneggiate con il risultato già deciso, come immaginavano Borges e Bioy Casares in un vecchio racconto. Allora io dico che rispetto a questo che è l'andazzo, e che è un andazzo incapace di riformarsi da se stesso, noi dobbiamo soltanto augurarci l'esplosione della bolla speculativa. Dopodiché forse potremo ricominciare con un calcio più umano. Bene, allora, visto che però, grazie, visto che però siamo in una biblioteca, abbiamo ovviamente divagato perché gli ospiti, il loro spessore ce lo consentiva, voglio tornare sui libri, Pierluigi Spagnolo, I ribelli degli stadi, una storia del movimento ultras italiano, e Nedo Ludi, con Nedo Ludi, Il ritorno di Pippo Russo. Io ho tessuto le lodi delle vostre opere, anzi direi che leccare più di così non posso, onestamente. Vi ringrazio, voglio ringraziare in chiusura di questo pomeriggio che ha un pochettino sforato, spero senza grossissime ripercussioni sul vostro tran tran, naturalmente il padrone di casa Giancarlo Freggia, i tanti amici, tante facce amiche
che ho visto, la dinastia degli Orsini, qui arrivati oramai quasi alle soglie, ho visto anche tuo nipote quasi alla terza generazione, insomma, Liana, Alex, non faccio l'appello perché ne vedo veramente tanti e ora magari mi intrattengo anche un po' con loro. Ovviamente i libri sono in vendita e poi saranno naturalmente anche un giorno, chissà, disponibili anche qui a Blog, alle officine Garibaldi. Parlatene bene di questo posto perché se lo merita, mi raccomando. Assolutamente, lo faremo, ci mancherebbe. Grazie davvero. Grazie. Buona serata. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie. Vi rubo il microfono, vi ringrazio a nome di tutta la struttura Officine Garibaldi, di Blog, per essere stati qui con noi, grazie davvero per aver impreziosito con la vostra presenza questa giornata. La struttura avrebbe un piccolo riconoscimento per voi, invito anche qui sul palco il presidente Giancarlo Freggia. Eccoci. Procediamo a Pippo Russo. Sì, grazie Pippo, bene, evviva. Invito sul palco anche Andrea Camerini, grazie. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. Levati i supplì che hai messo in tasca. No, non ho rubato niente. Ecco, io ti ho visto. Eccoci. Da Pisana a Livorno. Eccoci. Ora me lo puoi dire anche. Sì, dai, facciamo una mezz'oretta di convenevoli, tanto cosa vuoi. Volevo ringraziare per questo bel incontro davvero, dai, poi si rifà, via, no. Con più calma, meglio nei tempi, magari si porta due fette di mortadella, insomma così, tanto si tira tipo frisbee. No, io infatti spero di averti... Questa fra l'altro è mortadella, non so se... Sì. No, spero di averti sempre più spesso qua, veramente ho conosciuto una persona di un grande spessore, veramente un artista, l'unico pro difetto livornese, ma ci dimostrerà quando ci può lavorare. Ti ringrazio veramente, grazie tanto, sei veramente un grande artista, grazie di tutto. Grazie mille. Grazie ancora a Pierluigi Spagnolo per essere stato con noi. E un ringraziamento speciale e particolare a nome di tutto Officine Garibaldi a Cristiano Militello. Grazie. Sì, perché volevo ringraziare Militello perché ci ha onorato della sua presenza e tutta questa parte che vediamo qua in questo momento sul parco è una sua organizzazione. Ha fatto tutto. Non quella del timing. No, quella invece quella è nostra, si vede la differenza professionale tra. Però avevamo messo su un piatto estremamente ricco e quindi giustamente anche il primo giorno. No, questo è importante, ci tengo perché dal primo giorno da quando ci siamo conosciuti, per quanto mi riguarda è nata una grande affinità con Militello, mi ha presentato gente di grande spessore, ha fatto tutto qua dentro gratuitamente, ci tengo a dirlo perché un artista del genere di solito prende dei grossi cachet per partecipare a queste cose. No, e ti pagherà a testa. Ma gliel'avete detto? Non sapevo. E questa cosa di fatto ci onora perché insomma sono tutte persone di grande spessore che hanno innalzato il livello anche culturale qua all'interno. Siamo riusciti, no, è la verità perché siamo riusciti a mettere da Malvaldi a Camerini e abbiamo fatto vedere, non è così, abbiamo fatto vedere che tra Malvaldi e Camerini siamo riusciti a rimanere sullo stesso alto livello culturale. Veramente grazie a tutti voi, grazie Cristiano. Grazie per la mia città, grazie. Grazie.